Ciao a tutti, allora volevo raccontarvi questi 2 giorni di posa del pavimento. Quindi ho ricevuto diverse domande da alcune ragazze che hanno visto l'home tour e quindi incuriosite volevano sapere alcune cose. Ho deciso quindi di racchiudere all'interno di questo video un po' tutte le risposte alle vostre domande. Quindi allora, vi dico che sono stati 2 giorni di lavoro effettivo, 2 giorni pieni e vi racconto cosa è successo in questi nostri 2 giorni. Perché alla mattina io accompagno i bambini all'asilo, tutto sembrava regolarissimo, torno a casa e Francesco, mi trovo Francesco con 38 di febbre. Solo che comunque doveva stare in piedi per aiutare gli operai a gestire determinate cose, tra cui in particolare la termostufa. E vi mostro quello che è accaduto anche con la stufa. Quindi lui con 38 di febbre è riuscito ad aiutarli al mattino, poi dopo un po' la febbre comunque è salita e si è dovuto coricare e verso mezzogiorno il mio telefono squilla, panico. La scuola di Samuele, cioè l'asilo, lui va all'asilo. Rispondo: Elena, Samuele ha qualche lineetta di febbre. Io con gli operai, con Francesco con la febbre, ho detto: perfetto, vengo a prendere subito Samuele. Poi in realtà lui è tornato a casa e aveva comunque qualche lineetta di febbre, ma lui per fortuna lo abbatte solo la febbre dai 39 in su. Detto ciò, però torna a casa, ha detto che gli dà fastidio un pochino all'orecchio. Riesco anche al pomeriggio per andare a recuperare Raffaele. Il giorno dopo la solfa più o meno uguale, con alcuni miglioramenti, quindi con Francesco e Samuele fermi a casa. Raffaele per fortuna ha retto il ritmo, quindi lui è andato al nido tranquillamente. E solo che il giorno dopo Samuele aveva un allenamento particolare di calcio, siamo tornati a casa tardissimo e abbiamo lasciato praticamente le chiavi di casa ai signori, agli operai che lavoravano, di cui ci siamo completamente fidati, ma davvero delle persone fantastiche, sono stati bravissimi. E alla sera siamo rientrati e ovviamente loro hanno pulito quello che riuscivano insomma a pulire e poi io siamo rientrati tipo alle 9 di sera, fino alle 11 e mezza sono rimasta a passare lo straccio per togliere diciamo il grosso della polvere. E quindi ragazze, sono stati 2 giorni per noi davvero pesanti, ma penso che comunque le mamme in generale riescano a trovare la forza di affrontare ogni tipo di situazione, anche quando veramente c'è stato un momento in cui dopo che mi ha squillato il telefono e sono andata a prendere Samuele mi veniva da piangere perché avevo il delirio in casa e l'idea anche di dover stare dietro a lui ammalato mi ha un attimino destabilizzata, poi però vedrò che si è risolta benissimo. Allora, quindi questo per dirvi che ho i video fino a un certo punto, cioè fino a metà della posa del pavimento. Poi nel vario trambusto non sono riuscita a fare altri video. Quindi faccio partire i video che ho, sulla quale poi vado a spiegarvi quello che è stato il lavoro. E finiti questi video ci rivediamo e vi spiego il resto dei lavori. E dopodiché io direi di farvi alcuni punti, di toccare insieme alcuni punti, ma comunque in velocità, ok? Per non annoiarvi più di tanto. Quindi partiamo con questi video. Tornata a casa, i mobili in centro a soggiorno, il primo step è stato quello di togliere lo zoccolino per tutto il soggiorno.
Questa ripresa ve la faccio per farvi notare quella macchia che si intravede sul pavimento ed è stata una delle motivazioni per cui abbiamo deciso poi di andare a coprire il pavimento, proprio perché la cera è andata a sciogliersi in maniera irreparabile. Parte dei mobili spostati in cucina, e la cucina sarà l'ultimo ambiente dove loro andranno a lavorare, quindi ci serve come piano d'appoggio. Qua ci troviamo in box dove l'acqua della termostufa è fuoriuscita nello spostamento dai tubi e in parte è stata presa da Francesco in un catino e altra in giro per il box. Quindi diciamo che abbiamo lavato per bene il box. Secondo step, hanno incominciato a togliere le porte finestre per tagliarle sotto. Hanno calcolato il dislivello che poi ci sarebbe stato, per cui prese le porte finestre ogni volta uscivano per lavorare. Ecco il lavoro terminato, la porta finestra tagliata, ora così si può passare alle altre porte. Quindi hanno tolto la porta per andare in box e la porta del bagnetto. E la cosa positiva è stata che tutti questi lavori li abbiano fatti fuori, quindi non mi hanno creato polveroni all'interno dell'appartamento. Terzo step è stato quello di andare a tagliare gli infissi, gli stipiti degli infissi. Quarto step, hanno iniziato a posare il pavimento nel punto in cui poi andrà riposizionata la stufa. Quindi l'hanno posato per il senso lungo, proprio per dare valore a questi listelloni molto grandi. Il lavoro viene fatto in questa maniera, posizionando un listellone di fianco all'altro e andranno messi ad incastro. Dopo averli incastrati si va a battere su listellone per listellone, prima in senso laterale, forse per incastrarli sempre meglio, e poi andrà a battere esattamente sopra i punti di giuntura tra un listellone e l'altro. Proprio è un lavoro di precisione e un lavoro certosino, perché questo viene fatto ad ogni nuova fila posata. Il signore che ha fatto il lavoro davvero molto preciso ha preso questa listella in più che poi è andato a mettere a parte, per riuscire così a far salire la termostufa sul pavimento posato e non danneggiare, diciamo, la prima fila che lui è andato a fare. Quindi in tre sono riusciti a spostarla, il pavimento sotto perfettamente intatto. Eccovi la Daisy, che in realtà era la più stressata di tutti perché non sapeva più dove andare, quindi le ho lasciato la possibilità, almeno per questa giornata, di salire sulla poltrona. Qua intanto stanno posando il materassino, questo materassino su cui va applicato poi tutto il pavimento. Viene ben posizionato ai lati e poi si procede, insomma, al lavoro. Eccoci, mi auguro siate sopravvissute alla visione di questo lavoraccio. Facciamo che termino, quindi dopo l'ultimo video che avete visto, il lavoro successivo è stato quello ovviamente di finire la cucina. Oltre a quello poi sono andati a mettermi lo zoccolino per tutta la casa, per tutto il soggiorno, questo zoccolino bianco graffiato a sopra delle graffiature leggerissime, quasi impercettibili, che richiamano un po' il senso del legno. E
Dopodiché sono andati rifinirmi tutto il profilo della cucina, perché avendo la cucina che è completamente piastrellata fino a terra, hanno dovuto inserire delle listelle di acciaio tra il pavimento nuovo e il insomma le piastrelle del muro, perché comunque è un pavimento che è sempre in movimento, dove andrà magari a gonfiarsi naturalmente, a sgonfiarsi, avrà un movimento, e quindi bisogna fare in modo che lui possa muoversi in tranquillità. Dopo questo, ovviamente sono andati a ricontrollare le porte, perché come avete visto mi hanno tagliato le porte, ma è stato un lavoro comunque velocissimo. Mi hanno tagliato le porte, me le hanno montate subito, e quindi mi aggancio a una domanda che mi era stata fatta: come hai fatto con la porta blindata? Allora, con la porta blindata è venuto un fabbro. Un fabbro che cosa ha fatto? È andato ad alzarla, e per fare in modo che poi la porta blindata si potesse chiudere, è andato a livellare, si può dire, comunque a diciamo allargare le parti in cui la serratura della blindata entra ed esce, in maniera tale che alzandosi quella parte, così facendo, si alzasse anche lei, e la porta, insomma, non ha avuto problemi di alcun tipo a livello proprio di apertura e di chiusura. Quindi quella forse è stata la cosa che sembrava un pochino più complicata, e in realtà più semplice in assoluto. Abbiamo dovuto mettere intorno un telo, perché comunque è andato a lavorare sul ferro, quindi avevamo paura che le scintille potessero, insomma, danneggiare il pavimento nuovo. Dopodiché basta, il lavoro è terminato. E passo a rispondervi ad alcune domande. Allora, prima di tutto vi dico perché ho scelto questo pavimento. Voi sapete che io sotto ho un cotto, perché ancora attualmente ho il cotto. La scelta è stata prima ci siamo orientati su un attimino il tipo di posa che fosse più adatto alle nostre esigenze, cioè noi abbiamo vissuto la casa completamente in questi 2 giorni, completamente, perché comunque il bambino è arrivato a casa, quindi, quindi proprio esattamente dalla mattina alla sera. La fortuna nostra di sicuro è stato il fatto che, avendo la casa sui 2 piani, la zona notte non si è per niente sporcata. Io ogni giorno andavo a pulire la scala per fare in modo che comunque la polvere non arrivasse oltre la scala. Quindi la nostra prima esigenza è stata di poter avere un lavoro che fosse il meno invasivo possibile per noi. Quindi ci hanno consigliato una posa flottante, ovvero pavimento esistente. Sopra viene messo un materassino che serve a attutire anche solo dei movimenti del calpestio, a preservare anche il pavimento che viene poi messo, e dopodiché sopra vengono assemblati questi listelloni. Mi preme dirvi una cosa: questo pavimento non è parquet vero, e quindi questa cosa mi fa molto sorridere, perché alcuni commenti mi hanno fatto percepire che secondo voi questo era un pavimento, cioè è un pavimento in parquet vero. Assolutamente no. Io mi sono fatta consigliare da nostro cognato, insomma da mio cognato, il quale mi ha detto: Elena, però mi raccomando, fatti consigliare un laminato di altissimo livello. E così è stato, tant'è che addirittura sembra vero, ma sembra vero per tutte le persone che entrano in casa, quindi non è solo attraverso il video. È un pavimento che richiama il legno in tutto e per tutto, ha delle venature naturali, ha una colorazione che richiama il legno, solo che è laminato. È un laminato di altissimo livello. Solo il laminato, o comunque il prefinito,
permettono di avere questo, questo assemblaggio, insomma, dei listelloni fatto con questo tipo di posa, perché il pavimento in parquet vero deve essere incollato e soprattutto non deve essere calpestato per un tot di tempo, cosa impensabile per noi. Comunque, mio cognato appunto ci ha consigliato il laminato proprio perché è molto resistente. Questa cosa ce l'hanno detta anche i signori che sono venuti a posarcelo. Non peraltro viene messo in quelle situazioni tipo negozi, comunque, che hanno una altissima affluenza di persone. Il contro, diciamo, del laminato riguarda quelle situazioni di allagamento, cioè se la casa si dovesse allagare, in questo caso magari la cucina, in questo caso magari il soggiorno, perché non so che cosa possa accadere, raccomandano di andare nel più breve tempo possibile ad asciugare, perché può essere che poi possa gonfiarsi. Quindi comunque, insomma, certo, ci sono delle accortezze da avere, ma questo in tutto. Questa è stata la prima, diciamo, il primo fattore che mi ha fatto avvicinare molto a questa tipologia di pavimento. Poi passiamo a un lato che può essere un lato, diciamo, estetico per la casa. Io sapete che nel primo video che ho fatto, in cui vi dicevo che avevo in mente qualcosa ma non ho detto di più, mi sono proprio innamorata di questo pavimento e vi dicevo come ho visto delle foto su Instagram della casa di Alice. Alice ha questa casa nuova, appena rifatta, e me ne sono completamente innamorata. E voi direte, ma è diverso? Certo. Io ovviamente poi lavoro su un gusto personale che è tutto mio. La cosa che mi ha fatto innamorare del suo pavimento sono stati i listelloni. Solo se avessi guardato un pavimento vero o un pavimento imprefinito o un pavimento in laminato, avrei avuto la possibilità di posare dei piastrelloni, dei listelloni da 2 metri per 20 centimetri. E io li volevo così, enormi. Enormi perché dovevano richiamare quello che è l'arredamento in stile nordico. Mi sono poi appoggiata a altri profili Instagram di case soprattutto tedesche, di cui ero già innamorata da tempo, però ho sbirciato, ho guardato, ho studiato, ho visto che queste case, che comunque mi piacevano, avevano per la maggior parte questo tipo di pavimento, quindi listelloni giganti. Poi c'è chi ce l'ha più chiaro, c'è chi ce l'ha più scuro, c'è chi ce l'ha più venato, chi ce l'ha meno venato, però comunque alla base hanno questi listelloni giganti. Quindi ho detto, ok, ho capito che in primis la cosa che a me piace è questa. Sulla base di questo poi ho ragionato sul tipo di arredamento che ho io. Io ho un arredamento che è minimalista, perché c'è pochissimo, e ha dei tocchi di nero, dei tocchi di antracite, quindi dei colori abbastanza forti, di carattere, io direi. E sotto non potevo andare a mettere un pavimento che fosse completamente chiaro. In una tipologia poi di casa che ho io, con queste finestre molto in stile inglese, con una cucina molto in stile inglese, con un top della cucina in legno, quindi dovevo un attimino mettere insieme tutti questi aspetti. E di questo ho parlato al ragazzo, che poi è stata la persona che mi ha illuminata. Lui ci ha fatto vedere questo listellone e Francesco, anche lui, se n'è innamorato. Ce l'ha fatto portare a casa, l'abbiamo appoggiato sul cotto, non abbiamo capito una mazza, perché appoggiato su un cotto a listelline bordeaux, un listellone così gigante di sicuro non mi ha aiutata. Però sono andata poi a fare delle ricerche e ho capito che era il pavimento, comunque, la soluzione perfetta per noi. E niente, così, insomma, così è stato, perché secondo me è bellissimo.
Quindi niente, queste sono le cose, i punti fondamentali che mi hanno portato a questa scelta. Poi ovviamente se si parla di costi, perché mi hanno chiesto anche i costi su una cosa del genere sono ovviamente più bassi rispetto che un parquet, che comunque va incollato, deve avere una posa in una certa maniera, deve essere fatto da super mega professionisti, non può essere calpestato, quindi comunque partiamo anche da una base in cui il parquet ha un costo e il laminato ne ha un altro, quindi bisogna ragionare anche su questo. Io vi dirò che il mio è un laminato di alto livello, quindi adesso non vi so dire esattamente il costo al metro quadrato, ma è dai 45 euro in su, ok? Intorno ai 60 euro al metro quadrato. Poi ovviamente ci sono dei parquet di cui poi noi avevamo anche il preventivo dai 100 euro al metro quadrato in su. E questo poi è a scelta personale, insomma. Inutile metter becco nelle scelte delle persone, perché ognuno vive la propria casa, la propria le proprie situazioni a modo suo. L'importante insomma è che ci sia poi soddisfazione finale. Io vi dirò che l'altro vantaggio che io ho trovato è nella pulizia. Ho scelto in maniera tattica anche un pavimento che avesse un sacco di gioco di colore, un sacco di venature, proprio perché avevo paura che su un monocromatico si potessero vedere molto di più, non lo so, magari anche solo un capello che cade, il pelo della Daisy, qualsiasi tipo di cosa. Io ovviamente comunque vado a pulire quotidianamente, lo vado a tenere in una certa maniera, questo tutti i giorni, però volevo insomma un aiutino. Quindi venendo già da un cotto che mi aveva dato un sacco di problemi, ho scelto una cosa che mi potesse essere d'aiuto. È un pavimento su cui non si vede nulla. Si vedono delle volte delle bricioline quando i bambini vanno in giro che mangiano e intanto sbriciolano a destra e a sinistra, però neanche questo si nota più di tanto. Io tanto sono sempre in giro con la mia scopa elettrica, col Dyson, quindi non c'è problema. E una cosa fantastica che io ho notato è il tempo di asciugatura, cioè come andate a lavarlo? Ovviamente bisogna usare un panno ben strizzato, e io vi dirò che mi sa che accantonerò la scopa a vapore, perché non lo so, ho un po' paura, però vado di scopettone classico e vado così a lavarlo in velocità anche, e comunque strizzo benissimo il mio panno e in un attimo il pavimento è asciutto. Cioè, non so se è un aspetto di questo tipo di pavimento, il fatto di ottimizzazione dei tempi, cioè proprio siamo alle stelle, è ottimo. Il pavimento è subito pulito, sembra anche che non sia troppo poroso, quindi non lo so, non mi sembra mai sporco, anche quando strizzo il panno non noto questa gran cosa, quindi benissimo. E anche questo aspetto veramente mi ha cambiato la vita dal punto di vista delle pulizie, quindi sono proprio felice. E il fatto di sensazioni, comunque non è un pavimento freddo come magari poteva essere prima il mio pavimento con il cotto, tant'è che Samuele quando è iniziato a camminarci con le calze ha detto mamma, ma come mai è così? Ho detto è diverso, il pavimento è diverso, è un po' come il parquet che abbiamo nella zona notte dove uno può camminare tranquillamente scalzo. E unico aspetto negativissimo è che adesso la mia scala in granito cozza, che è una meraviglia, cioè non mi piace per niente. E anche di questa cosa alcune ragazze mi hanno chiesto, mi hanno detto cosa ne farai, come ti muoverai. Allora, noi stiamo valutando, sì, abbiamo iniziato a valutare la resina, vi anticipo questa cosa,
solo che in diverse persone, perché noi ovviamente non ci rivolgiamo sempre a un'unica persona, ne sentiamo diversi di pareri. E tutti questi pareri ci hanno detto che la resina su una scala come la nostra, noi abbiamo tipo 18 gradini, comunque è una scala, è molto complicata, quindi ha un costo altissimo. E insomma dobbiamo un attimino valutare questa cosa, perché in tanti ce l'hanno proprio sconsigliata. Adesso Francesco si sta un attimino facendo una facendo un suo studio tutto personale, e continua a guardare, a leggere, a informarsi, e penso che abbia in mente di andare a pitturarle, però non con quelle vernici, diciamo da parete, quelle che magari si usano nei bagni quando uno deve andare a fare delle piccole modifiche, ma da quanto ho capito lui era orientato su una vernice da carrozzeria, che sono delle vernici molto forti, dove il calpestio continuo, come nel nostro caso, perché noi la scala la utilizziamo quotidianamente, diverse volte al giorno, non dovrebbe creare problemi. Quindi siamo ancora un pochino in alto mare da questo punto di vista, e deve fare delle prove, magari prima le farà nella scala per scendere, quindi quella per andare giù in box, e vedremo un attimino, e poco per volta, come al solito, questo è il mio motto, una cosa per volta, con calma, e niente, io mi auguro di avere risposto un pochino a tutto. Adesso se mi viene in mente ancora qualcosa, ma no. Quindi, augurandomi che questo video possa essere d'aiuto per chi magari vorrebbe cambiare il pavimento però non sa dove orientarsi, oppure per chi sta cambiando casa, oppure per chi invece sta progettando una casa nuova, quindi mi auguro che questo video, e nel frattempo ci sono persiane che sbattono perché fuori anche oggi c'è un vento fortissimo. C'è qui Daisy che ogni tanto butto l'occhio perché è qui terrorizzata, lei ha paura del vento, ha paura dei rumori, quindi insomma adesso vado, chiudo tutto così almeno non sbatte niente e lei non mi muore di paura, e quindi niente, mi auguro insomma che possa essere servito a qualcuna di voi questo video, mi auguro di avervi tenuto un pochino di compagnia, come al solito ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, un bacio!